Primo incontro dal centro medico Alesan di Salerno con pillole della salute. Primo incontro che si apre oggi con il dottor Donato Notarfrancesco, specialista in ortopedia. Con lui parliamo in particolare di una patologia molto frequente, soprattutto nei bambini. Parliamo di piede piatto. Dottor Notarfrancesco, quando parliamo di piede piatto, che cosa intendiamo? Allora, per il piede piatto si intende una patologia del piede che può essere congenita o acquisita. Per patologia del piede acquisita intendiamo quelle, diciamo, dovute a un piattismo post-traumatico, dovuto a una frattura magari incidentale del calcagno o delle altre ossa che costituiscono il piede. Per patologia di piede piatto congenita invece intendiamo quelle di cui sono affetti dei pazienti che presentano una pianta del piede priva della volta mediale e quindi con un'andatura particolarmente alterata. Come si effettua la diagnosi? La diagnosi è soprattutto clinica. In effetti il paziente che si reca presso l'ortopedico, il piccolo paziente di solito ha un'andatura abbastanza caratteristica. Utilizziamo una strumentazione banale, quale quella appunto che si chiama baropodometria, dove piazziamo il piccolo paziente al di sopra di questo specchio e rileviamo appunto per riflesso la morfologia e la forma della pianta. Però non è solo l'unica appunto clinica, si fa anche molto bene visitando il paziente, appunto accertandoci con delle manovre particolari. Quando in particolare si decide di intervenire sul piede piatto? Allora, diciamo che la deformità del piede che noi valutiamo nell'ambulatorio è quella del piccolo paziente che può avere dai 3 anni in poi. Di solito dai 3 fino ai 7 anni noi aspettiamo l'evoluzione spontanea dello stesso piede, perché è possibile che fino ai 7-8 anni ci sia una correzione, diciamo, abbastanza naturale. Questo lo aiutiamo col plantare. Il bambino da quell'età mette un plantare particolare che si chiama plantare di Lelièvre, che spinge appunto il piede a forma di elica e quindi dà la possibilità allo stesso di maturare in senso positivo. I risultati quindi spesso sono positivi. Si evita l'intervento. Si evita anche l'intervento. Logicamente abbiamo il piede piatto grave di terzo grado che all'inizio il plantare non lo accetta molto bene, infatti non se ne cura proprio di questa spinta fisiologica del plantare e quindi necessita un trattamento chirurgico che parte dai 7 ai 12 anni. Ecco, e come avviene questo trattamento chirurgico? Un intervento banale o un intervento in anestesia totale? Diciamo che l'intervento è comunque un intervento molto particolare, in quanto noi andiamo a posizionare un device, quindi una piccola protesi, in uno spazio articolare del mesopiede, per cui costringiamo appunto il mesopiede a una rotazione obbligata che il paziente manterrà per tutta la durata, diciamo, della sua adolescenza. Ecco, viene fatto in anestesia totale o in anestesia locale? Viene fatto in sedazione, il bambino respira autonomamente, l'intervento dura dai 2 ai 3 minuti, una cosa abbastanza veloce per chi ne fa tanti, logicamente. Noi qui all'Alesan abbiamo proceduto a diversi trattamenti del genere, i risultati sono eccellenti, il piccolo bambino non ha non patisce grossi dolori post-operatori, anche perché ci andiamo con un'analgesia locoregionale oltre a quella, diciamo, di carattere generale, e soprattutto il genitore del bambino è contento perché vede questo bimbo riprendere immediatamente l'assetto del suo piede e quindi spinge anche il chirurgo a fare subito l'altro piedino. Ecco, quindi possiamo tranquillizzare i genitori, insomma un intervento abbastanza semplice, tranquillo, nessuna, insomma, complicazione. Sì, di solito non porta grosse complicanze di carattere generale, può portare delle complicanze quando il device viene, diciamo, un po' è intollerante al bambino, in quanto lo stesso device può essere può mobilizzarsi o può dare una rigidità della sottastragalica, che è una piccola complicanza che di solito viene poi eliminata con un trattamento riabilitativo un po' più aggressivo, ma normalmente il bimbo non riceve nessun tipo di trattamento fisioterapico, cammina e riprende le sue attività spontaneamente. Quindi può fare qualsiasi tipo di attività anche sportiva? Certo, riprendono bene, non abbiamo avuto grossi problemi, a parte qualche rimozione del mezzo di sintesi che abbiamo dovuto effettuare con la stessa procedura mini invasiva.
aggressiva, quindi è un trattamento comunque poco aggressivo. Di solito si comincia appunto con un piedino, poi dopo quanto tempo si interviene sull'altro piede? Ma normalmente noi interveniamo sull'altro piede quando il piccolo paziente ha acquisito già una postura, diciamo, autonoma, che non ha bisogno di altri trattamenti riabilitativi, quindi a distanza di 2 mesi lui percepisce nella sua mente appunto la nuova postura e può anche sottoporsi a un altro intervento. Quindi insomma effettivamente è un intervento tranquillissimo, possiamo effettivamente ancora una volta... Sì, certo, il genitore è comunque un po' impaurito, un po' scettico all'inizio, perché comunque è un intervento a cui il piccolo paziente deve sottoporsi. Però a volte sono anche loro che spingono il chirurgo a operare subito l'altro piede perché hanno visto i risultati e la poca aggressività dell'intervento stesso. Comunque voi come ortopedici consigliate l'intervento, insomma, certo, quando non si riesce, certo, a risolvere in altro modo? È importante farlo in un range di età particolare. L'intervento non è risolutivo dopo i 18 anni, come non è risolutivo prima dei 7 anni, quindi ci vuole la clinica innanzitutto, la giusta indicazione e cercare di evitare che il paziente arrivi a d'età adulta con un'artrosi del mesopiede e che quindi la corregge il piede piatto artrosi con intervento aggressivo, cruento e quindi poco consigliabile. Ringraziamo l'ortopedico Donato Notarfrancesco, ci rivediamo la prossima settimana.